qui in collaborazione con Barrio Italia a Santiago del Cile all'Istituto di Cultura Italiana con Anna Mondavio, che salutiamo calorosamente, direttrice dell'Istituto di Cultura Italiana qui a Santiago del Cile, e con Gigi Campanina, direttore invece del Salento Film Festival. Ecco Gigi, vuoi raccontarci insomma quali sono gli obiettivi del Salento Film Festival e soprattutto perché siete approdati qui a Santiago del Cile? Allora, l'organizzazione l'abbiamo fatta insieme con Anna. Perfetto. Perché ci siamo incontrati molti anni fa a Londra e quindi da quando poi è diventata direttrice ci siamo sentiti e abbiamo detto vabbè, ma perché non proviamo a fare un festival qui a Santiago? E quindi di conseguenza io ho solo dato un appoggio all'istituto perché magari mi era più facile mettere insieme... Un aiuto considerevole. Come interviene l'Istituto Italiano di Cultura qui in Santiago del Cile? Proprio ecco, con queste relazioni internazionali le potremmo definire? Ma intanto diciamo l'Istituto Italiano di Cultura con l'ambasciata hanno proprio il compito di promuovere la lingua e la cultura italiana appunto nel Cile. E ovviamente noi ci serviamo di tutte quelle istituzioni italiane che possono aiutarci in questo compito. E poi il caso crea anche le situazioni, per esempio il piacere di aver conosciuto Gigi Campanile a Londra in altro contesto mi ha permesso poi di pensare che avremmo potuto fare un'attività cinematografica di un certo livello qui a Santiago, ed ecco qui che la frittata è fatta, come direbbe un italiano doc. Esatto, quindi noi salutiamo non solo i cileni di Barrio Italia ma anche gli italiani in ascolto. Un saluto da Santiago del Cile.